ci sarà questa convenzione che sarà il comandante della polizia locale piuttosto che l'ufficio ambiente a individuare chi sarà diciamo, l'associazione o la società, a secondo di come faranno la manifestazione di interesse, a coadiuvarci per rafforzarci sotto questo aspetto e quindi mettere su una squadra. Qualcuno la definisce di ronde, io non mi piace definirla così, Insomma, ma una squadra che possa coadiuvare nella la vicina Nocera polizia. Inferiore accade proprio questo, quindi niente di Assolutamente, no, dico, non le voglio eccezionale. definire, però voglio dire ci sono alcuni fenomeni che hanno bisogno assolutamente del supporto anche di associazioni o società specializzate in questo, ovviamente previo decreto prefettizio, previo tutti i requisiti che devono avere a disposizione. Certamente non possono fare tutto i vigili urbani, certamente il controllo anche da parte dei carabinieri, un controllo, ripeto, relativo rispetto alle loro unità operative in campo. Sono tante le cose che vanno fatte e il Quindi personale non è mai sufficiente, quindi stiamo cercando di dotare il comune di Pagani di guardie ambientali che, ripeto, questo verrà portato in Consiglio Comunale, nel quindi prossimo diciamo che anno, nel da qui a 30, breve, si penso che poi potrà nel immaginare giro di 20 giorni dei sarà controlli. fatta questa convenzione alla luce della votazione. Penso che sarà un voto Per i favorevole di controlli quella proprio negli ambientale, negli sversamenti di sversamenti, qualunque natura. tutti i controlli che riferiscono alla tutela ambientale. Tra l'altro è proprio di questa mattina una disposizione, un'ordinanza sindacale del suo collega di Rocca Piemonte rispetto ai fuochi che vengono accesi all'interno dei terreni privati Sì, io per smaltire. questa l'ho fatta in realtà già da 2 anni e l'ho rifatta anche a giugno, perché all'indomani anche di un incontro che avemmo in prefettura, tra le prevenzioni antincendio c'è anche questo tipo di prevenzione diciamo, da parte di privati che puliscono meno, ma anche fuori orario e senza tanto. Non seguendo un criterio consono che possono provocare Non incendi, smaltiscono le sterpaglie, ma le incendiano, e questo è nocivo e assolutamente, dannoso è alla dannoso. salute.